Nel salone sono state inserite alcune opere della scuola genovese, tra cui quelle del maestro Cesare Canuti, di Ivo Vassallo, di Patrizia Tummolo e di Pietro Canale. Sono artisti che hanno lavorato per le più grandi gallerie genovesi e per il mercato dell'arte più facoltoso. Angelo Toffoletto, neofito del mondo artistico, ma architetto di professione come la collega Boschini Matera, parte dalla creazione di design di interni. Nella collettiva inserisce due pezzi, usando un formato inusuale, 52 cm per 2,10 m, e puntando a quella fascia di collezionisti molto attenti agli inserti d'arredo contemporanei. Con fantasia rossa e fantasia gialla, costruisce delle vere e proprie installazioni da leggere nel contesto della dimora storica, in un dialogo senza soluzione di continuità, dove antico e moderno si completano in modo armonico. L'artista esprime liberamente, con una virtuosa tecnica mista, la gioia e l'espressione più intensa del colore e le emozioni che ne derivano. Anche qui la ricerca artistica verte verso l'espressione del colore. In questo caso particolare, il movimento della luce sulla tela colpisce il colore creando cromie inaspettate. È percepibile nell'oggetto artistico una fondante ricerca di armonia ed equilibrio. Il noto artista ligure Ivo Vassallo, con la sua segnante cifra stilistica di reminiscenza post-cubista, espone un affascinante affresco su compensato con tecnica mista dalla realtà locale cittadina, effigiando alcuni dei principali personaggi dell'attualità, a lui più o meno familiari, con associazioni colte della storia dell'arte. A partire dall'alto a sinistra, Cardinal Angelo Bagnasco, a cui fa da sfondo una magnifica marina genovese. Al di sotto si scorge un trittico reminiscente degli idiomatici personaggi di Déjeuner sous l'herbe di Édouard Manet. Fa capolino il ridente Papa Francesco Bergoglio, tutto in bianco, affiancato da un enigmatico viso cubista. Alla sua sinistra, oltre ad un misterioso uomo con i baffi, si vedono tre personaggi: Maurizio Frizziero, Pietro Canale e Nicola Soriani, appartenenti alla scuola genovese locale. Rappresentata di profilo è l'assessore Patrizia Arrighetti. Vicino, spostandoci verso destra, un gentiluomo elegantemente vestito, Enrico Cirone, un noto giornalista. Seduto vicino ad un altro assessore, Sonia Paglialunga. L'idea di rappresentare i personaggi genovesi più importanti nasce proprio dal proficuo confronto dell'artista con quest'uomo vestito di tutto punto coi pantaloni rossi, Enrico Cirone. Nel secondo registro troneggia al di sopra della celebre platea Ivo stesso, vestito da cardinale, con la fascia cerimoniale di sindaco Marco Bucci, e dal di sotto si scorge il presidente della regione Giovanni Toti.
tra questa folla di astanti che ammiccano al visitatore, spicca la crocefissione con Cristo, dai genitali in vista, alla faccia degli artisti braghettoni della storia dell'arte. Ai lati, i due ladroni, di cui uno viene raffigurato come una donna straziatamente cubista, che allude ai terribili femminicidi sempre più presenti nelle cronache quotidiane. Anche per questo particolare personaggio, l'artista si ispira al tormentato dipinto Guernica. Il pittore rappresenta la classe politica e culturale rivendicando la libertà di pensiero e di creatività che ogni artista dovrebbe avere. Con affabili atmosfere espressioniste, talvolta trasforma in caricature alcuni dei suoi personaggi, ricordando quelli del neo-espressionista George Gross e le vivide tinte dei dipinti del belga James Ensor, ma senza dimenticare la tradizione genovese e con essa il fiammingo Rubens. Cesare Canuti, per chi non l'avesse conosciuto, è stato un artista molto importante per l'arte ligure degli ultimi decenni. Ha fatto parte attivamente della scuola genovese. Profondamente interessato alla relazione con il paesaggio, alla fine degli anni 70 si trasferisce a Genova dove vive e lavora. Rimane totalmente affascinato dalla potenza espressiva del colore, col quale decide di proseguire prolificamente la sua ricerca artistica. La sua arte rimane strettamente legata al disegno tecnico e dopo il 2014 volge la sua ricerca verso lo spazialismo di Lucio Fontana. Concepisce la realtà in modo estremamente sintetico, riducendo a poche forme e linee la complessità della visione. Sperimenta un modus operandi che riduce ai minimi termini la visione della realtà, basata su poche cose davvero importanti. La sua ricerca si basa sull'uso di colori acrilici luminosi e sul riverbero della luce nelle sue fantasiose costruzioni, che si fa più incalzante nelle sue ultime opere, come in Lame di dolore, quando era affaticato dalla malattia. L'artista, sempre meno interessato alla pittura sintetica, preferisce piuttosto fare percepire l'incontro della luce con le forme e con il colore. Per l'occasione l'artista Patrizia Tummolo, pittrice, scultrice e scenografa, presenta una vivace installazione nella corte del palazzo, relativa ai devastanti ed inesorabili accadimenti che stanno mettendo a soqquadro il nostro pianeta, come testimonianza dell'ineluttabilità degli eventi naturali. Sono dei totem in cemento che si elevano da terra come eleganti e indissolubili menhir, con indelebili segni antropici, come objet trouvé, che raccolgono in sé i segni del tempo, alludendo alla vanitas e all'ineluttabilità del tempo. L'artista ha sapientemente inserito nei tre menhir materiali di consumo. Patrizia è fortemente attratta dalla metamorfosi degli elementi, dalla naturalità e dal degrado dei medesimi, ma è anche interessata all'esplorazione dell'unione tra questi ultimi con i materiali industriali. La sua ricerca artistica sconfina nella destrutturazione di paesaggi, città e frammenti di anime, come in Visione di città. Accoglie nelle sue opere l'intima percezione del dato naturale, in cui l'elemento armonico musicale diventa protagonista della composizione, come in Suono primordiale,
dove, forse ispirandosi anche a discipline orientali come lo yoga, ormai entrato nella cultura occidentale, l'artista è in linea con alcune nuove ricerche artistiche della Biennale, come quelle dell'indiana Shilpa Gupta, For Your Tongue I Cannot Fit. Pietro Canale, l'artista che ama definirsi pittore di composizioni astratte, è attratto dalle forme del paesaggio esterno come riflesso di un moto interiore. Rielabora concettualmente scene urbane, ispirandosi anche alla sua amata Genova, talvolta attraverso antiche atmosfere fiabesche. Ricerca l'armonica connessione tra segno grafico e campiture piatte di colore. Utilizza preferibilmente la tecnica mista, che meglio gli permette di disfare le convenzioni tipiche della gestualità artistica. La sua ricerca nel campo dell'astrazione dura da molti anni. È partito da impressioni di città sino a ricomporre le forme in nuove composizioni, secondo una logica estetica volta a privilegiare la relazione tra la luce e il colore. Il chiavarese Federico Molinaro nasce come artista autodidatta. Dal padre eredita particolari tecniche, tra cui quelle della saldatura dei metalli. L'artista è caratterizzato da grande immaginazione, sia per i soggetti trattati, sia per le modalità con cui elabora i diversi materiali. Raffigura i suoi personaggi come se fossero costituiti da microparticelle dinamiche che si incontrano e si allontanano, ma rimangono ugualmente insieme, conformi le une alle altre. La traforatura dei metalli rende le sue opere leggere, in grado di sfidare le leggi di gravità. Dall'immaginifico in equilibrio tra sogni e realtà, che riecheggia per sembianze e storia Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, a Ventata, la cui idea nasce dal nostro prezioso passato classico ed in particolare alla scultura ellenistica di scuola rodia Niche di Samotracia, oggi conservata al Louvre. Sogno, fantasia e libertà sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono il modus operandi di questo virtuoso scultore.